Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca che ci porta ad Avezzano. Una tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, dove la piccola Alessia, che a novembre avrebbe compiuto 12 anni, è morta a seguito del cedimento della trave che sorreggeva il dondolo con cui stava giocando. Il fatale incidente è avvenuto nel giardino dell'oratorio di San Pelino, sconvolta un'intera comunità. Vediamo. Stava giocando sull'altalena nell'oratorio parrocchiale di San Pelino, frazione di Avezzano, quando la trave che sorreggeva il dondolo ha ceduto. Ha perso così la vita Alessia Prendi, di soli 11 anni, ne avrebbe compiuti 12 a novembre. La struttura era improvvisata, la trave che sorreggeva il dondolo era posizionata su due vecchi tronchi, questi hanno ceduto. Così la bambina è caduta ed è stata colpita dalla trave di legno. Nel luogo dell'accaduto, in quel momento, c'erano circa 30 bambini che stavano giocando. Le urla dei suoi amici hanno attirato l'attenzione di un infermiere libero dal servizio che si trovava nelle vicinanze. Ha tentato di rianimarla mentre veniva dato l'allarme al 118. Le condizioni sono apparse da subito critiche, per questo è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, che è decollato dall'Aquila. A nulla sono valsi i tentativi dei medici di tenerla in vita. La bambina è morta all'ospedale di Avezzano per i traumi riportati a seguito dell'incidente. La chiamata ai carabinieri della compagnia di Avezzano, che stanno procedendo con le indagini, è arrivata intorno alle 19. Ieri sul posto della tragedia sono accorsi anche il vice sindaco di Avezzano, Domenico Di Berardino, e il vescovo dei Marsi, Giovanni Massaro. La notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità. Da ricostruire tutta la dinamica dell'incidente. Intanto l'intera area è stata posta sotto sequestro dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Avezzano. Il PM della Procura della Repubblica di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, ha aperto un'inchiesta. Cambiamo argomento, ridurre di un'ora i tempi di percorrenza della tratta Bologna-Bari. Il MIMS comunica di essere pronto a investire 8 miliardi e mezzo di euro per il potenziamento della linea adriatica, interventi che saranno affidati a RFI. Vediamo. È stato raggiunto l'accordo sul progetto per la velocizzazione, l'ammodernamento e il miglioramento della linea ferroviaria adriatica. È affidata a RFI la progettazione e la realizzazione degli interventi di potenziamento tecnologico della linea, miglioramento delle stazioni, rettifica del tracciato in diversi tratti, riduzione delle interferenze, grazie ai quali i tempi di percorrenza tra Bologna e Bari si ridurranno di un'ora. Lo fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili con una nota nella quale si sottolinea che l'investimento complessivo è pari a 8,5 miliardi di euro, di cui 5 previsti nella legge di bilancio per il 2022. Con una lettera indirizzata ai presidenti delle regioni interessate, Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Molise e Puglia, il ministro Enrico Giovannini ha trasmesso il progetto di massima elaborato da RFI nel corso dell'ultimo anno con la collaborazione delle regioni. Con questo progetto, dichiara Giovannini, si avvia un cambiamento profondo che, insieme agli interventi sulle tratte Napoli-Bari, Roma-Pescara e Orte-Falconara, consentirà di superare divari storici, migliorando le opportunità di sviluppo economico dei territori adriatici e la qualità della vita delle persone, riducendo al minimo l'impatto ambientale degli interventi. In aggiunta, conclude Giovannini, si è concordato di utilizzare 5 miliardi stanziati dalla legge numero 234-2021 e a risorse FSC 2021-27 per la realizzazione di bypass che consentano il transito dei treni veloci passeggeri e di treni merci su 9 tratte all'interno, conservando la linea costiera esistente per la funzione di trasporto pubblico locale e varianti di percorso con l'arretramento della linea in sostituzione di quella esistente. La FLC CGIL dell'Abruzzo e di Teramo lanciano l'allarme sulla situazione scolastica del territorio a pochi giorni dalla riapertura della scuola. In Abruzzo ci saranno 2.700 studenti in meno dello scorso anno, 800 solo in provincia di Teramo, mentre si stima una perdita di migliaia di posti di lavoro tra docenti e personale ATA. Indetta, domani 2 settembre, una grande manifestazione di protesta sotto la sede dell'ufficio scolastico provinciale di Teramo. Tania Bonnici Castelli. Di settembre in Abruzzo torneranno in aula 165.000 studenti, 2.700 in meno dello scorso anno. Contemporaneamente si perderanno migliaia di posti di lavoro, se ne stimano 2.000 tra docenti e personale ATA. La FLC, CGIL regionale e la Segreteria di Teramo lanciano un allarme sulla situazione scolastica del territorio. Organici Covid non riconfermati, infrastrutture carenti e precari non ancora stabilizzati. È un primo dato che ci fa capire come bisogna intervenire
intervenire anche per far cessare questo spopolamento e come la scuola sia comunque importante da un punto di vista dello sviluppo di questa regione. Torneranno, noi speriamo sicuramente con la voglia di iniziare un nuovo anno scolastico, anche grazie al grande impegno che anche in questi giorni, ma non è mai finito, è stato posto da parte di tutti gli operatori scolastici, docenti, personale ATA, dirigenti, operatori degli uffici scolastici. Manca però, è mancato forse, un impegno ulteriore da parte della classe politica, di chi governa questo paese, perché a noi sembra che tutte le problematiche che abbiamo denunciato l'anno scorso non sono state risolte. Quali in particolare? In particolare c'è il tema degli organici, un potenziamento degli organici che potesse garantire una scuola di qualità. Noi attualmente abbiamo ancora degli organici insufficienti e rispetto all'anno scorso anche in Abruzzo per esempio avremo la mancata conferma dell'organico Covid, circa 2.000 lavoratori in meno che hanno garantito per esempio le sanificazioni, gli sdoppiamenti delle classi, un sistema di sicurezza e di garanzie che quest'anno non potrà essere posto in essere. Situazione preoccupante anche in provincia di Teramo, dove per il segretario provinciale della FLC CGL Sergio Sorella il 12 settembre mancheranno all'appello 800 studenti, mentre non sono stati riconfermati 600 operatori scolastici. Particolarmente delicata la situazione nelle scuole di Roseto e Giulianova, dove sono complessivamente 500 i ragazzi ucraini da integrare. Per tutte queste ragioni, venerdì 12 settembre è stata indetta una manifestazione di protesta sotto l'ufficio scolastico provinciale di Teramo. Poi c'è un altro tema, che è quello del precariato. Abbiamo comunque sia una grandissima percentuale di precari, manca la continuità didattica anche e soprattutto in alcuni settori, pensiamo ai diversamente abili. Il 20% del personale è tuttora precario, i meccanismi di reclutamento non sono stati modificati, non danno quelle certezze necessarie. Poi c'è tutto il tema relativo ovviamente alla necessità di investire sui nostri settori anche da un punto di vista delle strutture, dell'edilizia scolastica, perché mancano per esempio anche le cose basilari, pensiamo agli impianti di areazione, piuttosto che sprecare risorse con banchi a rotelle e mille rivoli, bisognava intervenire strutturalmente su questi temi. Ed ora la politica, la lista Noi Moderati, quarta gamba del centrodestra, ha presentato i propri candidati a Pescara nel corso di una conferenza stampa. Il programma politico si fonda su politiche ispirate al liberalismo e alla dottrina sociale della Chiesa. A distanza di un mese da quando si è deciso di scendere in campo, come stanno le cose e qual è il pensiero poi e il futuro di Noi Moderati? No, abbiamo una coesione incredibilmente forte in Abruzzo di tutti i moderati. Noi abbiamo detto senza i moderati non c'è il centrodestra, soprattutto in questa regione. Abbiamo avviato una stagione importante per la presenza dei cattolici democratici, liberali, ex democristiani, cioè tutti quelli che appartengono ad un ambito della politica che è fatta di concretezza, ma è fatta anche di solidarietà e di rapporto con tutti. Inizia ovviamente questa stagione che dovrà avere ovviamente la parte migliore con le elezioni regionali. Candidati di qualità, giovani, che appartengono a tutte le esperienze non solo professionali ma politiche e associative. Ed ecco qui, insomma, chiediamo agli abruzzesi un voto ragionato e convinto e soprattutto chiediamo a chi non ha ancora deciso di votare per chi votare di fare un passo assieme per cambiare e cambiare in meglio. Per come siamo partiti e per come abbiamo trovato questa coesione, diciamo che per noi è importante esserci, ci siamo, c'è stato un riconoscimento da parte della coalizione, è chiaro che adesso il nostro sforzo è quello di avere un risultato tangibile, logicamente il 3% è un obiettivo perché ci consentirebbe di eleggere nelle liste proporzionali della Camera una pattuglia di nostri rappresentanti, ma comunque insomma il nostro obiettivo è quello di segnare una presenza e noi pensiamo che in Abruzzo possiamo anche, abbiamo l'ambizione di superarlo questo 3%. Come possono coesistere anche queste due realtà, quelle di Salvini e Meloni con quella dei moderati? È inutile nascondersi che alcune posizioni della Lega e dei Fratelli d'Italia sono lontane dal nostro pensiero, però è questa la logica della coalizione e la logica della parte maggioritaria di questa legge elettorale. Il centrodestra è cambiato con l'arrivo anche del populismo, naturalmente si è spostata più su posizioni populiste, noi pensiamo di rappresentare appunto un'area più pacata, di saggezza, di elaborazione
elaborazione della politica, di analisi, e crediamo che abbiamo la forza per far sentire questa voce. Due temporali a distanza di 3 ore fra le 7 e le 10 si sono abbattuti su Pescara questa mattina, causando disagi con allagamento di diverse strade, soprattutto in periferie nella zona sud della città. Via Spavente e via Celomi interdette temporaneamente al traffico veicolare. L'intensità delle precipitazioni ha causato problemi anche perché diversi tombini parzialmente ostruiti da foglie e aghi di pino non sono riusciti ad assorbire l'acqua. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, del comando provinciale con uomini e mezzi. Al lavoro anche gli agenti della Polizia Municipale. L'assessore alla Protezione Civile ha allertato le associazioni per l'utilizzo delle idrovore. Chiusi alcuni sottopassi allagati come quello di via Raiale. Disagi si sono registrati anche in altri comuni della costa. E sarà trasformato in alloggio per ospitare circa 20 persone bisognose della città. Stiamo parlando dello stabile di via Tavo a Pescara, confiscato ad una famiglia di etnia Rom. Pescara dalla parte degli ultimi, Pescara dalla parte della legalità, a ribadirlo il sindaco Carlo Masci a margine della presentazione dell'ultima operazione portata avanti dalle istituzioni ai danni della criminalità organizzata. Questa è una casa confiscata ai Rom, questo deve fare Pescara, deve dimostrare di essere dalla parte della legalità e dalla parte di coloro che hanno un disagio per aiutarli per quanto possiamo, perché la comunità pescarese ha un cuore grande e noi lo vogliamo mettere ben in evidenza, come abbiamo già fatto con altri 5 alloggi ristrutturati negli anni passati, dove 20 persone che non avevano casa, aiutati ovviamente dai servizi sociali e dalle associazioni che operano con il Comune Pescara, non soltanto hanno trovato un alloggio dove vivere e dove riacquistare la loro dignità, ma anche una possibilità di lavoro. Da un paio di mesi in possesso del Comune di Pescara lo stabile sito in via Tavo sarà messo a disposizione dei più bisognosi. Questo grazie ad un bando sociale vinto previsto dal PNRR di circa 400.000 euro con cui sarà possibile ricavare 20 posti letto e avviare questa attività di recupero sociale. Un progetto nel favore delle persone che senza fissa dimora, persone che hanno bisogno di aiuto, quindi ci saranno in questo caso sarà un centro di ascolto, un centro dove potremo anche dare un tetto alle persone che più bisognose, da qui ci sarà anche un'unità di strada che andranno a portare d'aiuto. Adesso inizieremo i primi lavori per la manutenzione, dopodiché faremo il classico avviso per verificare. Noi abbiamo diversi partner, anche perché ricordiamo abbiamo tanti progetti che ci vengono, per esempio, sia con Caritas che con De Rode, che sono i nostri partner. Adesso qui verrà individuato un partner che all'interno del quale ci aiuterà nella gestione di queste strutture, perché poi occorre personale altamente qualificato che insieme ai nostri assistenti sociali andranno a gestire questo servizio. È un'iniziativa importante che lancia un messaggio molto chiaro: lo Stato nelle sue diverse articolazioni vince sempre, quindi comune, autorità giudiziaria, prefettura, questura, sono impegnate continuamente per la sicurezza della città e questo risultato ne è la dimostrazione. Aumenti fino al 140%, nuovo grido d'allarme di Confesercenti che fa appello alle istituzioni locali affinché supportino le attività di esercizi commerciali che altrimenti rischiano la chiusura. Il caro energia con l'aumento vertiginoso di gas e corrente elettrica sta mettendo a dura prova i cittadini, imprese ed esercizi commerciali. Sono previsti aumenti fino al 140%. A lanciare l'allarme è Confesercenti. Secondo le stime dell'associazione elaborate su dati Innova, Unione Camere e Agenzia delle Entrate, a causa dei rincari potrebbero fallire 90.000 attività. Se nel 2020 e 2021 un bar spendeva di media 6.700 euro per le bollette di luce e gas, nei prossimi 12 mesi ipotizzati che gli aumenti attuali restino costanti, lo stesso bar spenderà 14.740 euro, un aumento del 120% e un'incidenza sui ricavi aziendali che passa dal 4,9% al 10,7%. Allo stesso modo, un albergo medio vedrà lievitare la spesa per la bolletta energetica da 45.000 euro a 108.000 euro, più 140%, con un'incidenza di oltre 25 punti percentuali sui ricavi. Un esercizio di vicinato da 1.900 euro a 3.000 euro.
1.420 euro più 80%, un ristorante da 13.500 euro a 29.700 euro, vale a dire più 120%. I rincari avranno un effetto negativo anche sui consumi degli italiani, sempre secondo Confesercenti, caro bollette e inflazione porteranno le famiglie a ridistribuire il budget a discapito del settore dell'abbigliamento e calzature, comunicazione, ricreazione, spettacoli e natura, benessere della persona e salute. Qui parliamo di una situazione sicuramente, non voglio dire drammatica, ma quasi, anche perché abbiamo visto che c'è stato un aumento dell'energia, quasi del 140% di aumento in alcune aziende, altre un po' di meno, però è un aumento inaccettabile. Il mio grido d'allarme è proprio questo, di dare, di chiedere alle istituzioni di dare una mano alle aziende che stanno vivendo veramente un momento critico. Abbiamo bisogno che si prendano le loro responsabilità e anche spieghino la motivazione perché ci sono stati degli aumenti così cari, ecco. Ora la pagina degli eventi e degli spettacoli, 12ª edizione di Note sulle ali di farfalla, sabato 10 settembre al Parco Fluviale di Teramo. Serata musicale in ricordo di Federica e Serena, le giovani studentesse teramane morte per il crollo della loro casa il 6 aprile 2009 all'Aquila. L'ospite d'onore sarà Nada. Federica e Serena erano due splendide ventenni, studentesse di medicina e volontarie in associazioni benefiche. Sono morte tragicamente la notte del 6 aprile 2009 all'Aquila in seguito a quella terribile scossa di terremoto. Il loro ricordo sembra non essersi affievolito sia nei loro comuni di origine, Montorio e Basciano, sia nell'intera provincia teramana, grazie anche ai loro compagni di scuola che hanno fondato un'associazione che porta proprio il nome di Federica e Serena. Il gruppo organizza ormai da 12 anni una notte musicale dedicata alle due ragazze. La prossima si terrà al Parco Fluviale di Teramo sabato 10 settembre e la star sarà Nada, accompagnata dal doppiatore Fabio Celenza e da artisti locali come le attrici Elisa Deusanio e Margherita Di Marco, il fumettista Carmine Di Giandomenico e il cantautore Francesco Sbraccia. Sarà uno spettacolo molto bello, ricco di emozioni e anche di risate, insomma, guardando anche la scaletta degli artisti. E sarà una serata ricca, una serata come ogni anno, come ogni edizione, che ha lo scopo di mantenere vivo il ricordo di Federica Moscardelli e Serena Scipione. Erano tue amiche? Sì, erano nostre compagne di classe. Diciamo, l'idea è nata principalmente da compagni di classe e da un gruppo di, insomma, di amici prima che compagni di classe, proprio con questo scopo, e ogni anno devolviamo in beneficenza parte ricavato dell'evento per progetti diversi, per portare avanti il messaggio di Federica e Serena, che comunque dedicavano la loro vita al volontariato. Il tuo personale ricordo di Federica e Serena? Due persone tenaci e diciamo dedite molto all'attenzione verso gli altri. La notte per Federica e Serena chiude il cartellone musicale estivo dell'amministrazione comunale al titolo Teramo Natura Indomita, che ha proposto in questi ultimi tre mesi più di 50 eventi musicali. Quinta edizione del concorso di eleganza Città di Chieti, che si terrà dopo domani, sabato 3 settembre, alla Villa Comunale. La manifestazione organizzata da Old Motors Club Abruzzo e patrocinata dal Comune sarà riservata alle auto cosiddette Young Timer, quelle costruite a partire dagli anni 80 fino ai primi anni 2000. Un bellissimo ritorno a Chieti, quello del quinto concorso di eleganza di auto d'epoca con l'Old Motors Club d'Abruzzo, che ha rinnovato anche i vertici. Alla presidenza c'è nuovamente un tiatino di esperienza, e siamo davvero molto felici che si possa tenere questi due giorni nella nostra città, coinvolgendo tanti appassionati di auto storiche. Ci sarà una grande partecipazione e Chieti sarà nuovamente protagonista delle auto d'epoca, in questo caso delle auto Young Timer anni 80, anni 90. La manifestazione si svolgerà sabato mattina a Chieti dalle 10 in poi e ci saranno 45 vetture degli anni 80, 90 e primissimi anni 2000, dalle più piccole di quel periodo, quindi dalla Y10 Turbo, 1 Turbo, Renault 5 GT Turbo, fino ad arrivare alle supercar, quindi Ferrari Testarossa, Ferrari F40, Lamborghini Diablo, eccetera. Le vetture saranno giudicate da 6 giudici molto importanti: il presidente di giuria, il professor Paolo
Tumminelli, che arriva direttamente da Monaco, è già stato presidente di concorsi di eleganza come quello di Villa d'Este. Poi ci sarà Marcello Mereo, che è il detailer più famoso che abbiamo nel nostro paese, il detailer personale di Lapo Elkan e di Garage Italia. Poi abbiamo il Pietro Camardella, che è il designer della Pininfarina, che ha disegnato la Ferrari F40, il restyling della Testarossa, della 456 e di tante altre. Poi abbiamo il teatino Domenico Formichetti, blogger del campo della moda, famoso ormai nella moda milanese, teatino doc che ho visto crescere, appassionato di auto, verrà tra i 6 giudici. Ci sarà l'inviato di Ruote Classiche, che patrocina questa iniziativa, che è Nanni Cifarelli, già detto stampa dell'ASI, e poi verrà appositamente dalla Sicilia il vicepresidente dell'ASI, che sarà tra i giudici. Le manifestazioni si svolgeranno all'interno della Villa Comunale per sfilare, appena i giudici daranno il verdetto, lungo Corso Marruccino nella serata intorno alle 19. Quella dei rider è una tematica di grande rilevanza mediatica, per questo la IFA, la Scuola di Cinema Pescara, ha dedicato loro un cortometraggio che avrà la sua anteprima mondiale il 17 settembre al Festival di Gaeta. Un normale pacco consegnato da un rider si trasforma nella prima prova di un caso di omicidio. I protagonisti racconteranno a distanza di un anno gli eventi di quella notte attraverso le testimonianze di 3 differenti punti di vista, ripercorrendo le vicende legate al ritrovamento di un pacco. Con la pandemia si è focalizzata l'attenzione su diverse tematiche importanti, che spesso e volentieri sono state messe da parte e non approfondite a dovere. Tra queste c'è sicuramente quella dei rider, ovvero come i fattorini in questione avessero delle condizioni lavorative talmente precarie da essere in alcuni casi addirittura inesistenti. Invece parlare di un pacco consegnato da un riders e quindi affrontare la tematica dei riders, ma all'interno di una cornice di genere, quella di un thriller, quindi è proprio questo che parla la storia, un thriller dove di sfondo ci sono un riders che ha consegnato un pacco, così partiranno le indagini per scoprire cosa c'è dentro questo pacco, che si parlerà di un omicidio, tutto questo raccontato attraverso un mockumentary con uno sfondo di fiction. Rider è anche il titolo del nuovo cortometraggio prodotto dall'IFA Scuola Cinema di Pescara, che da diversi anni rappresenta sul territorio abruzzese il porto sicuro per le produzioni cinematografiche, che decidono di scegliere questi luoghi per istituire i propri set, ma soprattutto il punto di riferimento per le ragazze e i ragazzi che decidono di intraprendere un percorso di studi cinematografico. È il cortometraggio che presentiamo oggi, è il risultato del fine biennio o triennio degli studi, sia dei mestieri dietro la macchina da presa, regia, sceneggiatura, montaggio, direzione della fotografia, tutto ciò che possiamo immaginare che si muove dietro le quinte, e anche il connubio con il corso di recitazione, dove infatti in questo cortometraggio l'attore protagonista è Marco Cassini, un nostro attore abruzzese e anche ex docente della scuola, e soprattutto abbiamo fatto esordire anche dei giovani attori. Allora, il discorso di Film Commission ne affrontiamo diversi, abbiamo fatto diversi tavoli in questi ultimi anni, e credo che bisogna lavorare ancora serratamente e soprattutto avere la coscienza che siamo neanche 20 anni indietro, proprio non ci siamo, e quindi avere l'umiltà di farsi aiutare e di scopiazzare, di copiare le altre film commission che sono più avanti a noi. Ed ora lo sport. Alle 20 chiuderà la sessione estiva di calciomercato. Il Pescara è vicino all'attaccante Edoardo Vergani dalla Salernitana, anche se ieri i dirigenti biancoazzurri hanno messo a segno il gran colpo di queste ultime ore con il ritorno del centrocampista Luca Palmiero. Andrea Costantini. Ultime fasi di calciomercato col gong previsto per questa sera alle 20. Pescara, che nelle ultime ore ha impresso una significativa e necessaria accelerata e che puntella all'attacco con l'innesto a titolo definitivo dalla Salernitana di Edoardo Vergani. L'attaccante classe 2001, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, era stato già accostato al Pescara un paio di settimane fa. L'assenza di offerte concrete dalla B lo ha convinto a sposare il progetto tecnico biancazzurro. Ma il colpo più importante di questo ultimo scorcio di mercato è Luca Palmiero, l'uomo d'ordine che mancava, che il tecnico Alberto Colombo aspettava e che arriva dal Napoli al fotofinish. Un ritorno, quello del play napoletano, già a Pescara nella stagione 19-20, quella contraddistinta da pandemia e salvezza di Ferragosto a Perugia. Stavolta però Palmiero non arriverà in prestito in riva all'Adriatico, ma diventa un giocatore di proprietà del Pescara dopo aver risolto il contratto col Napoli e aver firmato coi biancazzurri un contratto biennale con opzione per il terzo anno.
Palmiero torna in C dopo aver vinto i playoff con il Cosenza nel 2018, in B sempre in prestito ha giocato con Cosenza, Pescara 24 partite e un gol, Chievo e ancora Cosenza 30 presenze lo scorso anno. Nelle gerarchie Colombo ora ha Palmiero in regia e Craia come cambio, mezzeali Mora, Aloy, Jabua, Germinario, il rientrante Crecco e Meic, laddove in caso di necessità Aloy e Jabua possono adattarsi come play. L'arrivo di Ljubomir Tupta dal Verona, oltre a quello di Vergani, va a estendere la potenziale rotazione degli attaccanti, poiché entrambi possono alternarsi a Cuppone e Lescano. Sul fronte delle uscite è fatta per la cessione di Davide Veroli al Cagliari, trasferimento a titolo definitivo. Il terzo prospetto che saluta Pescara dopo le cessioni di Sorrentino e Delle Monache, anche se quest'ultimo resta in prestito in riva all'Adriatico fino a fine stagione. Alla cessione di Veroli aveva fatto da preludio l'innesto due giorni fa di Riccardo Brosco, che andrà a comporre la batteria di centrali con Boben, Ingrosso e Pellacani. Ma non è tutto, perché in queste ultimissime ore di mercato il presidente Daniele Sebastiani e il DS Daniele Dell'Icarri sono a Milano, non si possono escludere colpi di coda entro le 20 e si lavorerà per trovare delle destinazioni agli esuberi, il terzino Alessio Rasi e il mediano Marco D'Aloia. Domenica scorsa, una settimana dall'inizio del campionato, il presidente dell'Avezzano Gianni Paris ha optato per l'esonero dell'allenatore Tonino Torti, artefice della recente promozione in Serie D. Al suo posto, chiamato il laziale Marco Scorsini, ex allenatore di Monterosi e la Dispoli. Lo ascoltiamo. Il mio credo è semplice: nel calcio non si inventa niente, io non prometto nulla, ma prometto tanto, tanto lavoro, tanto sudore. La mia squadra deve uscire dal campo sempre con la maglia sudata, quello è il mio obiettivo. È chiaro che sono un allenatore che a cui non piace prendere gol, non so se è un pregio o è un difetto. Potrebbe essere un pregio, perché nei tanti anni che ho allenato, tra la Dispoli, tra il Civitavecchia, tra la Polisportiva Cimini, tra il Monterosi, tante società nel Lazio, molte società hanno costruito sul sottoscritto un progetto, quindi mi hanno dato tanti giovani, ho sempre fatto bellissime cose. È chiaro che per me adesso è un bel banco di prova e ringrazio il presidente dell'Avezzano Calcio che ha scelto Marco Scorsini. In pochi giorni non ho la bacchetta magica e chiaramente apporterò alcune modifiche che ho nella mia testa, perché ho avuto modo di vedere già la squadra in Coppa proprio contro il Porto d'Ascoli. E è chiaro che affrontiamo una delle squadre per sottolineare il processo più in forma di questo momento, perché il Porto d'Ascoli, dopo eliminare l'Alessandria, è andato a vincere anche a Chieti. È una squadra importante, una squadra di giocatori forti, lo scorso anno hanno fatto un ottimo campionato, però noi siamo l'Avezzano. Umiltà, determinazione e voglia. Ci andiamo a giocare la partita, tireremo fuori tutto quello che avremo dentro e poi farò un primo punto con lei della situazione, perché come ci siamo ben detti, io ho grande stima di tutti questi calciatori, voglio valutare bene la rosa. Marco Scorsini è venuto qua per dare qualcosa a questo Avezzano e al gruppo, non per fare certo cambiamenti. Si terrà questo pomeriggio il Consiglio Direttivo Straordinario Urgente, convocato dal Comitato Regionale Abruzzo per stabilire il girone di promozione nel quale sarà inserita in sovrannumero la SSD Città di Teramo, una scelta che il Comitato Regionale Abruzzo ha fatto già sapere che sarà fatta analizzando la questione sul fronte dell'ordine pubblico e con un ragionamento in ambito regionale, non di territorio. L'8 settembre saranno poi diramati i calendari di un campionato che partirà domenica 18 settembre. Intanto la società Città di Teramo, in una nota, ha fatto sapere che l'utilizzo del vecchio stadio comunale è stato richiesto al comune solo per lo svolgimento del primo allenamento della squadra, con delimitazione all'area di bordo campo e con possibile saluto iniziale o finale alla tifoseria. Per lo svolgimento delle partite ufficiali ci sono valutazioni in corso. Tra le alternative considerate, il campo di Nobesso di San Nicolò, l'acqua viva o impianti di fuori città se necessario. Il comunale non ha infatti tutti i requisiti di idoneità per accogliere le partite. E questa è la nostra ultima notizia. I servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale social YouTube o al sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buona serata e buona giornata.